Allora, eccomi. Sono qua. Mi sa che questa volta finisco il gioco, perché già l'ultima volta ero verso la fine. Avevo cominciato un po' a farmi i dungeon lì. E oggi potrei farmi un po' l'ultimo dungeon. Se non fosse che sono assolutamente senza materiali, potrei provare a... Per me è ancora un grande mistero questa cosa, comunque... Profondità 2, 4. Mamma mia santissima. Allora, il più facile è quello di Ptumeru, senza dubbio. E vanno in ordine di difficoltà fino al calice di Izz. Comunque ho capito che avrò bisogno di una guida per capire esattamente l'ordine delle cose da fare, perché fino adesso ho fatto Ptumeru, penso che tutti questi che sono qui siano fattibili in tutti i modi, quindi devo capire che qual è la linea di quest, diciamo. Vogliamo dire principale dei calici, perché per me è ancora un po' un mistero. Mi hanno detto di non fare quello delle origini, ma... Ciao a Zombie Test 1, sto ancora cercando di destreggiarmi qui con i calici, stiamo freschi, nel senso che ancora non ho capito qual è... Cioè, mi hanno detto che quelli delle origini sono tipo secondari. Però qui ci sono mille mila calici e io non ho assolutamente idea di quale sia quello principale o che cosa cambi se cambio calice o che cosa. E ovviamente, ho visto che ci sono profondità diverse e sono aree diverse, ma non capisco se li devo fare tutte le combinazioni di tutto oppure no. Quindi boh, vorrei cambiare perché ho fatto fino adesso Ptumeru e mi sta un po' sulle scatole fare Ptumeru. Vai. Sì. Ciao Deathmanita. E Zombie Test, no, non ti preoccupare, non ho ucciso il vecchio senza di te. A questo punto mi interesserebbe sapere se... posso fare questa cosa dei calici subito nel New Game Plus? O se per farlo devo aspettare di essere arrivata avanti nella trama, cose del genere? Perché se devo aspettare, tanto vale che mi faccia adesso i calici, anche se non ho idea di co che cosa devo fare per fare questi calici. O è andare al finale, perché ho capito che questa cosa di calici è piuttosto lunghetta. È anche difficile, mi piacerebbe prima vedere come va a finire il gioco. Adesso ho cambiato calice perché mi ero rotta le palle di Ptumeru e ne ho messo un altro, che non mi ricordo come si chiama, il secondo. Che a me sembra esattamente uguale a quello di Ptumeru. Ptumeru, uguale identico, però vediamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Per di più oggi mi hanno... No, è cambiato. È leggermente diverso. Mi hanno nominato posta del cuore dell'anno perché continuano a chiedermi consigli amorosi, non so per quale motivo. Wow, qualcuno si è ucciso. Senza motivo. Oh, ciao!
Sei uscito da qui? Molla. Posta del cuore dell'anno. No, non so per quale motivo. La gente meno conosciuta viene da me e mi chiede consigli amorosi. Ma sempre è stato così, eh? Cioè, dico, mo, si vede che faccio simpatia. Faceva solo male, ma non era forte. Salve a tutti, ragazzi. Qui c'è la scala per salire. Andiamo a sominare i tipi. Che mira, ragazzo. Beh, se uno non è livellato, questo qui fa parecchi danni. Ciao, Doc. Benvenuto. No, a me piace tantissimo quando in chat c'è il momento dei saluti. È una cosa bellissima, secondo me. Infatti io mi diverto sempre a salutare tutti quando vado in chat perché è divertente vedere che comunque c'è una partecipazione. Una fratellanza tra spettatori. Forse è per questo poi che si formano delle community. Wow! Ah, questa è veramente brutta. Meglio starci dietro. Sta qui, è capace di ucciderti con un colpo. Ah, era il boss che guardava la leva, infatti. Ciao a tutti, ragazzi. Io adesso sto facendo sto dungeon, ma credo che poi mollerò tutto. Adesso sono ancora in attesa di risposta, se qualcuno mi dice cortesemente se questi dungeon si possono fare anche nel New Game Plus subito oppure se bisogna arrivare a un certo punto della trama per farli anche nel New Game Plus, perché se bisogna arrivare a un certo livello mi faccio tutti i calici subito anche se non ho idea di come fare perché non ho guardato la guida e se no vado dritto alla storia perché mi piacerebbe tanto vedere la fine del gioco. E ho anche una discreta quantità di insight. A me sembra che sia esattamente uguale a tutti quegli altri che ho fatto, cioè io ho cambiato calice ma è uguale. Non so cosa sia cambiato. Forse sono un po' più forti i nemici, bah. Death Manita mi ha risposto e mi dice che i dungeon qui, Chalice Dungeon, si possono fare sempre nel New Game Plus, quindi era quello che speravo, diciamo. Allora finisco questo e poi vado contro il boss finale. Wow!
E l'altro dov'è? Non c'è? Ah, eccolo. A volte non si ha bene il tempo di premere lock. Follia. C'è scritto trappola grande come proprio un treno. Non era difficile, pensavo peggio. Sono super ultra livellata, non so bene perché. Pensavo che i dungeon fossero ultra difficili e non ho neanche pensato di farli, sono andata dritta per la storia principale. E invece adesso si scopre che sono fattibili, almeno i primi. Oh, guarda, anche qui c'è un ciottolino. Aspetta, pensi di platinare il gioco con questo personaggio? Se sì, ti tornerà utile la corda vivente. Sì, boh, penso di sì, visto che sono già a buon punto, mi conviene platinarlo direttamente con questo personaggio piuttosto che cominciare una nuova storia. Poi, visto che non ho molti giochi, probabilmente ci giocherò parecchio. Alla fine mi conviene tenere questo personaggio qui. Cioè, non sono il tipo che lo ricomincia perché ha sbagliato a mettere i punti abilità. Semmai cambia punti abilità andando avanti. Sì, non c'è quel perfezionismo totale. Poi mi hanno detto che comunque New Game Plus sono più difficili, non so quanto più difficili effettivamente del normale, perché mi sembra difficile che possano dei nemici che sono a Yharnam diventare dei super boss. Però non lo so, è un gioco abbastanza punitivo, lo sanno tutti, quindi può essere benissimo. Allora, prima di finirlo ti consiglio di andarla a prendere, dice Death Manita, la corda vivente, che non ho la più pallida idea di che cosa sia, però grazie per avermelo detto. Si vede che è una cosa che si può prendere abbastanza di rado, e allora Death Manita gentilmente mi ha avvisato. Qui direi che è un consiglio a tornare indietro. Perché la strada principale è sempre quella davanti. Buongiorno, cinghiale mangiauomini, come stiamo oggi? Maialetto! Questo scalza anche dietro. Wow! Beh, era carino però. Era un boss carino. Non sono tanti i boss carini in questo gioco. Beh, sono molto belli i boss comunque. Senza dubbio, dal punto di vista di design, i mostri sono incredibili. Death Manita, sì, volentieri. Perché tanto sarei dovuta andare a vedere su una guida, quindi, cioè, se me lo dici tu, sicuramente mi fa più piacere perché comunicazione con la chat è molto più bello piuttosto che andare a cercare su un. Per di più mi ricordo che di questa corda vivente mi aveva parlato anche un tipo in chat che diceva: mi sono sbagliato, pensavo che fosse qui la corda vivente, perché mi era successo a Yharghul.
Che lui si era sbagliato, aveva detto che era Yargul. Invece no. Diceva, ecco qui la corda vivente, prendila. No, però adesso che ci penso, aveva detto Mergo. No, era da Mergo. E Mergo è nell'incubo di Mensis, quindi probabilmente è lì. Adesso che ci penso. Che mi ricordo, ridicendolo, mi è venuto in mente Mergo, che poi all'epoca non sapevo neanche che cosa fosse Mergo. Pensavo che fosse un nome di donna, come Margot. Che poi non ho capito chi è sta Mergo. Ah no, Mergo è il boss, quella là della... la infermiera, Mergo. Quella del boss con tutte le lame. Sì, comunque per capire qualche cosa di questa storia bisogna veramente stare attenti, se no non si capisce una cippa. O se no si muore. Ok. Partendo dall'ascensore, la base dell'attico di... Mergo. Vai dove ci sono quelli piccoli che non attaccano, almeno all'inizio. Sì, ho capito. Adesso allora prima di fare German, dopo questo scrignetto qui, questo dungeon qui, scusate, vado là. Trappola di nuovo. Ah, si possono rompere, beh, buono. Quindi adesso se ci cammino sopra non succede niente. Ma mi sembra giusto. Meglio curarsi troppo che troppo poco in questo gioco. Scendi le scale dove c'è il pavimento crollato. La smanita mi sta scrivendo in chat quello che devo fare. Troverai l'ascensore che ti porta dal cervello che hai fatto cadere. Ecco quel cervello assurdo che mi sparava la follia e cose simili. Non c'è una... No, qui non c'è niente. A parte quello che ho già raccolto. Ci vorrebbe un po' di musica. Strano che non abbiano pensato a mettere un po' di musica. Qui non c'è niente. Sì, buttiamoci di sotto. Che idea fantastica. Vabbè. Se uccidi il cervello ti droppa la corda vivente. Io pensavo che fosse morto per la caduta, però evidentemente no. Boss, 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 boss. Pensavo che ci fosse il boss a quest'ora.
Ma lo dirò sempre, ma questo sistema comunque di dungeon mi ricorda moltissimo Dragon's Dogma, sia nel gioco principale sia nell'espansione Dark Arisen. C'erano questi dungeon sempre abbastanza uguali. Allora, mettiamoci qualche cosa di resistenza al veleno. È rapida. Vabbè, che salgono insieme. Bello quello che si è ucciso da solo. Mamma mia santissima. Dov'è la citrullina che suona? Ok, non lo faccio più. Mamma mia, che posto. Ok, non dirò più che i posti non cambiano. Pensavo che ci fosse qualche trappoletta, invece no. Ah, telefono. Scusate, devo rispondere. Al diavolo. Era stato qualche venditore. Allora, ti tornerà utile per fare l'ultimo calice di Ptumeru, dove si trova un boss che ti dà un trofeo, dice Dasmanita. Sì, sai, questa cosa dei Chalice Dungeon è veramente confusionarissima. Wow! È perché ho tolto molta difesa fisica. Per mettere la resistenza al veleno, ovviamente. Mi piace il tuo fumo. Il fumo viola dei cosi giapponesi è sempre una cosa brutta. Tutta la vita è resistenza al veleno, noto, eh.
Buongiorno. La puttana. Gli alberi di Bloodborne. Mi piace questa cosa di farlo uccidere da solo. Vediamo se ci riesco. Anche se probabilmente mi basterebbe molto poco per ucciderlo. Però è divertente. Quello serpentello. Direi che non c'è nient'altro da raccogliere. Ma c'è un divertimento macabro proprio. Scusatemi. Ma è divertente vedere che si uccide da solo. Dai, ancora un pochino. Dai, dai. Blah! Non ci sarebbe voluto niente per ucciderlo, probabilmente. Ma non importa. Più che altro è il veleno qui che ti uccide, se non stai attento. Allora, vediamo un pochino. Dovrò passare di là. Vedo che c'è un po' di turbolenza qui da queste parti. Spostati! Ah! Abbastanza sbagliata questa cosa. Estrattore di foschia dell'officina. Questo non mi sembrava di averlo visto. Catacombe livello 2. Chissà come sarà a livello 3 poi. Allora, si passava da... Era lì la stramaledetta cosa. Ci avrei messo un secondo a tirare la leva. Anzi, forse mi conviene fare così. Lasciamolo in pace, lui chi se ne frega. E andiamo dritto.
Beh, questi sono deboli comunque, ho visto. Era affrontarli tutti insieme il problema, non uno alla volta si fa. Va benissimo. Questo non è velenoso. Ups. Beh, meno male che non è velenoso. Complimenti che mi ha preso lo stesso. Bloccata all'inizio. Mamma mia, come sale in fretta. Adesso devo trovare il modo di tornare indietro, però. Stavo guardando che mi si è spenta la chat un attimo, perché si vede che dopo un tot qui si spegne. Aspettate un attimo. Allora, grazie a tutti per essere qui. Comunque adesso accendo subito Twitch. Così mi potete scrivere. Tutti e sei gli spettatori sono i benvenuti. Che ha problemi di respirazione gravi. Questo ti ho detto che non mi piace. Di qua credo che sia. No, di qua si torna in. Allora vedrai che è di qua. Sarà qua in fondo. Cioè quello che si ammazza laggiù, senza alcun motivo logico. Chissà poi dov'è che è quel tipo. Bah. Player, grazie. Mi dice che è bentornata. E io dico grazie. Il tipo si è ucciso, è riuscito a uccidersi. Non mi fido molto dei lunghi corridoi. In genere c'è sempre qualche trappoletta. Ratatouille!
Che bello quello. Ne vive i posti esattamente uguali, che due palle. Che stai a fare, dice player? Sto facendo l'ultimo challenge dungeon e poi dopo vado al finale perché mi sono rotta. Viste cose sempre tutte identiche tra loro. Mancato. Come abbia fatto a mancarlo poi? Bello che si apre solo da un lato. Occhi iniettati di sangue. Proprio quello che mancava nella mia collezione. Di occhi iniettati di sangue. Non si vede niente, non si vede niente. Tanti ratti. Questi sono anche deboli, ma attaccare in gruppo fanno tanto male. Ma porca, non si vede niente poi. Se poi perdo 40.000 echi, rido. Perché muoio cretinamente e poi devo tornare giù di sotto di qua per riprenderli, sarebbe proprio il colmo. Muffa tombale, proprio quello che mancava nella mia collezione di muffe tombali. E un'altra muffa tombale. Spero che sia finita la gita nelle fogne. Che mi sono un po' stancata. Ma che c'è un altro pezzo qui? Ok, vediamo se accendiamo la torcia, è lo stesso anche se perde un po' di resistenza, ma almeno vedo qualche cosa in più. Non molto in realtà.
Non morire, ti prego, non morire, dai. Però questa è la strada sbagliata perché torno indietro e là c'è l'uscita. Finiamo di esplorare prima, per quanto sia odioso questa cosa. Sì, non sono una grande fan di questi dungeon, cioè mi sembrano proprio buttati lì per riempire. Poi è vero che ci sono dei nemici un po' diversi e cose simili, però. Contro quelle creature devi usare un'arma di fuoco, dice. Dice player. Immagino. Beh, ma è come le belve poi. Qua c'era stata, non mi ricordo. Sì. Sì, allora ho finito, basta. Andiamo al boss. Ah, sbagliato strada. Ecco qua. Corri, Forest! Corri! Ciao, Green Traveler! Sto finendo sto bagaglio di coso e poi finalmente forse riesco ad andarmene perché mi sono rotta le palle. Tempismo a zero, sorella! Ok, pensavo peggio, sinceramente. Calice delle origini delle catacombe, bene. Ditemi che è finito. No, ad un altro livello! Oh, che due palle! Green Traveler dice. Accidenti, sei davvero pro, hai quasi finito il gioco. Io ancora devo finirlo. No, anzi, volevo dire pro, scritto pro maiuscolo. Ma adesso non esageriamo, cioè, boh, non lo so. A me è sembrato abbastanza fattibile come gioco, cioè è vero che ogni volta che muori devi ricominciare da capo, però hanno facilitato molto perché ci sono tutte queste scorciatoie, cioè io pensavo che veramente bisognasse farsi tutto il livello, che ci volessero dei secoli, cose simili. Forse i Souls erano così. Oppure sono io che ho sempre avuto queste strane idee. Mamma mia, quanti siete!
Qualcun altro? C'è un bagagliotto lì. Ma credo che sia di quelli che si scompaiono. Wow! Ok, tu non scomparire. Wow! Allora, visto che non dovevi dire pro. Anzi, scusami, volevo dire che tu sei una pro. Sì, no, ho capito. No, mi sembra. Sì, cioè, non mi sembra eccessivo dire che sono una pro. Cioè, non lo so poi. Magari sono una pro e non me ne rendo conto. Però comunque non mi è sembrato appunto che il gioco fosse una cosa così assolutamente fuori di testa come pensavo che fosse. Buttiamoci di sotto. Così abbiamo risolto. Prometto che finisco questo dungeon e poi basta perché mi sono davvero stancata. E poi senza una guida non capisco neanche bene quello che devo fare perché qui si possono fare dungeon fino al giorno del giudizio. Cioè capisco che a qualcuno possa piacere, ma a me no. Quindi. Poi prendo, esploro sempre tutto perché io sono una maniaca dell'esplorazione. Come sono una maniaca del 100%, eccetera, eccetera. Ma adesso gli echi li recuperiamo, non vi preoccupate. Tanto questi si falciano con una facilità veramente assurda. E ti danno anche un sacco di fiale. Mollami qua, grazie. Ah, eccola, perché c'è la tipa che suona. Allora, andiamo a uccidere la tipa che suona prima. Distruggiamo questo. E anche questo. Poi bello trappoletto, come se non ci fosse già abbastanza pensiero. Anche il trappoletto. Non sai quanta polvere ho trovato negli angoli. Wow! Vabbè, non c'era bisogno di curarsi. Quando mi viene un po' di scaga, io mi curo. Faccio così. Devo dire comunque che andando in giro a falciare i nemici si sale di livello con più piacere piuttosto che un parto umano ogni nemico. Eccola la tipetta. Adesso dovrebbero morire tutti. No, quello no. Proiettili di mercurio. Beh, devo dire che ho recuperato tantissimi oggetti. Perché ne avevo davvero tanti, cioè. Anche io devo esplorare tutto minuziosamente, non sai quanta polvere ho trovato negli angoli. Sì, mi aveva detto sì, Green Traveler, di leggere tutte e due le frasi perché se no non aveva senso. Infatti ero lì che ancora dicevo, ma in che senso? Sì, negli angoli qui è tremendo, nel senso che l'ho notato anch'io che c'è tantissima roba, sicuramente ne ho persa tantissima, non mi interessa. Alla fine ho capito che le cose importanti sono degli scrigni e il resto è tutto abbastanza loot, quindi. Qui sotto ci devo. No, è dove ero prima, quindi niente. Player e zombie sono entrambi napoletani, bene per loro.
Beh, alzate la media della mia conoscenza di napoletani, perché di napoletano ne ho conosciuto uno ed era antipatico. Quindi sono contenta di sapere che non sono tutti antipatici i napoletani. Anzi, è antipatico, visto che è ancora vivo. Conosco diversi siciliani, qualche romano. Anzi, alzatemi la media anche dei romani, perché i romani che conosco io sono tutti un po' strampalati. Per non dire altro. Bene, abbiamo preso la piega razzista dello streaming, così adesso possiamo insultarci. No, no, non è vero. Dico proprio che. Fortuna, sfortuna, cioè io ovviamente okay, sono capitata con persone antipatiche e basta, cioè tutto lì. Devo scendere probabilmente perché con la porta chiusa mi fa venire voglia di tornare indietro. È sbagliato tempismo, fratello, però apprezzo lo sforzo. Romano de Roma, dice Zombie Test. Ma hai detto che sei napoletano? Beh, forse stai prendendo in giro un po' anche tu. I romani. Ma no, poveri romani, cioè, sono sicura che ci sono delle persone normali. Scorciatoia. Oh, no, questa non è una scorciatoia, questa è una strada diversa. Wow, buongiorno, sir. O miss, non saprei dire. Questo sembra uno di quei nemici da Silent Hill che rompono davvero le scatole. Però comunque da 5 proiettili di mercurio, butta via. Questa è la sala del tesoro piena di scrigni. Sangue rituale. Muffa tombale. Pierpaolo Greta è di Roma, dice Doc. Beh, Pierpaolo è un genio della vita. Comunque devo dire che è strano anche lui, eh? Non è che sia del tutto a posto. È un attimino isterico. Cioè, la prima volta che l'ha sentito mio fratello, non ti dico che cosa ha detto. Perché sarebbe molto offensivo per diverse minoranze. Ok. Oh, forzeretto, mio. Occhio iniettato di sangue. Ma guarda, dall'altra parte di sto fesso c'era uno scrigno. E che non li hanno fatti belli luminescenti come nei giochi normali, no? Sono lì nelle tenebre, non li vedi. E meno male che ne hanno fatti anche grandini. Non ho più cartine. Mettiamo lo spettro, vai. Nel caso mi sparo un po' di arcano. Ma sono interminabili sti dungeon. Porca puttana. Veramente, cioè, viene voglia di spararsi in bocca. Poi sempre uguali. Che due maroni. Cambiamo vestito.
Ogni tanto faccio faccio Sailor Moon. Lui anche può menarmi da attraverso la porta. Non si apre, ma è ovvio che non si apre da questo lato. Vorrei anche vedere che si aprisse da quel lato. Ma sarebbe Natale. Wow! Direi che era meglio se tenevo la resistenza al veleno invece di fare se lo. Ah, non avevo visto che avevi la pistola. Pistola. Scorciatoia. Zombie Test dice uccidi il vecchio. Beh, però ho ucciso il ragno, non sei contento? Ho ucciso il brutto ragno perché mi aveva spinto di sotto con amigdala. Quella vecchia puttana di amigdala. Lo ucciderò nel New Game Plus, che ti devo dire? Cioè, fino adesso non ho capito perché dovrei ucciderlo ancora. Probabilmente a sto punto si scopre nel finale, perché cioè non... Perché non ho fatto tutto lo scibile umano e non ho ancora capito. Magari va ucciso perché è stato lui a creare il grande cervello. Il grande cervello sputacchioso della vita. Premiamo tutte le trappole a caso. Piace fare il troll. Ok. E si è aperto a sto punto. Non mi ricordo se ho tirato la. Sì, l'ho tirata la leva. Ah, attenti a non spoilerare. Ah, sì, beh, ma vabbè, non ho detto niente di. Insomma, non ho detto. Cioè, non credo almeno. Vabbè, sì, comunque Green Traveler mi sa che te lo spoilerò per forza, nel senso che adesso sono talmente avanti nel gioco che vado per il finale, quindi cioè non. Quanto ci scommettete che riesco a farmi uccidere adesso? Boss, ciao! Oh mamma mia! Ah, la Bloodstarved Beast. Quanto tempo che non ci si vede, eh? Ah, però col veleno sto giro, eh? Furbetto. Vediamo se gli fa un po' più di danni. Dovrei avere una lama del fuoco, altro che. Ah, mi ricordo che la feci con Albert, questa qui. Quanti ricordi. Fuori dal veleno, bella. Delle catacombe inferiori. Oh, finalmente ho finito sto pirla di dungeon. Che due palle santissime.
Vai. Prova le molotov. Sì, non le avevo equipaggiate, ci avrei messo troppo. Grazie a HazelSpider91 per il suo commento. Allora, scusate che devo leggere i messaggi di Green Traveler. Tappo gli occhi, chiudo le orecchie, dice Green Traveler, a sto punto non è che abbia molto senso, e scrivo a casa. Beh, apprezzo il fatto che tu ti sacrifichi per fare numero alla mia live, ma non ne vale la pena. Adesso devo fare quella cosa che mi ha detto prima, Dasmanita. Che non so se c'è ancora. Ah, sì, c'è ancora. Comunque mi dispiace dirlo, ma impara a fare parry, dice Zombie Test. Non sono proprio capace, però sì, dovrei imparare. Sì, Green Traveler, mi dispiace. Adesso devo andare in sta location che sicuramente ancora non hai esplorato. Quindi, quindi sì, non ti conviene restare. Per quanto mi dispiace dirtelo. Allora. HazelSpider91 dice prego madame. Beh, è stato gentile, grazie per il consiglio. Se lo faceva fare di scrivere in chat, potevi rimanere a ridere nell'ombra. Direi che vado bene con queste statistiche qui. Sono a livello 84 e non ho mai livellato, ragazzi. Mai livellato, tranne tipo un livello 2 al massimo. Cioè. Ma è un gioco che alla fine in cui non è necessario alla fine livellare. Cioè, tu se vedi che una zona non riesci a farla, cambi zona e continui la tua esplorazione così. Devo assolutamente usare un po' di insight perché mi è salita a palla di fuoco. Facciamo così, prendiamoci 5 cartine di tutto. E poi andiamocene all'incubo di Mensis. Per il finale, dice Zombie Test, lo so, ma non imparerò a fare parry nei prossimi 5 secondi. Non, se non ci sono riuscita in 25 ore, cioè non ci ho neanche provato in realtà perché non mi viene. Ma d'altronde ho battuto Logarius senza parry. Lo so che mi dite tutti che con la parry è più facile, eccetera, eccetera, però pff, due palle. E poi ho talmente poca tinta del sangue, quest'arma è orrenda e tutto che cioè alla fine non ne vale la pena. Allora, vabbè, prendi l'ascensore per andare dove i tipi. Adesso purtroppo ho perso il messaggio di Deathmanita. Aumenta forza e resistenza, sì. Ha aumentato. E buongiorno! Cioè, veramente. Susanna, sul serio. Cioè, veramente. Bellissima. Neanche io stavo seguendo, come dice Player, infatti sono cascata giù di sotto perché stavo guardando la chat. Sì, Alzen Spider dice giustamente di aumentare forza e resistenza. Sì, ho aumentato la forza, però ogni tanto aumento anche la resistenza, giustamente, perché sono le due cose che ho visto che mi mancano di più. Ah, come vitalità direi che vado bene ormai. La tinta del sangue non serve tantissimo, dice Zombie Test. Allora, Death, mi sono un attimo persa il tuo messaggio di prima. Mi puoi ridire dove devo andare da qui? Mentre che faccio fuori sti bagarozzi qua. Vediamo se esplorando mi viene in mente qualcosa. Oh, che bello. Benvenuto a Salom Gol, per quanto sia un tipo eccentrico.
Da lì scendi sotto dove c'è il ponte che... Sì, hai ragione, il ponte creato dal ponte dal pavimento crollato. Perché questa zona non l'ho mai esplorata del tutto. Anzi, guarda, adesso ne approfitto perché c'erano sti bagarozzi qua che mi rompevano davvero le scatole. Oh, stavo per cascare di sotto di nuovo. No, di qua non si va. Sai che non mi ricordo dov'è quello che dici tu. Posso fargli cadere di sotto? Au. Così li spingo fuori. Mamma mia santissima, che danni che fanno. Ah, scendi, 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 scendi. Vediamo se è qua. Cioè, non ci posso credere. Questa è veramente la cosa veramente, cioè. Vabbè, guarda, non ho parole. Mi sa che qualcosa mi dice che ho tipo sbagliato strada. Allora, scusatemi. Da lì scendi sotto dove c'è il ponte creato dal pavimento crollato, quella specie di ponte dopo il primo nemico grasso. Devo buttarmi di sotto qua? Sul serio? Sul serio, eh? Io mi faccio il salto della fede qui. Fa un passo avanti, va bene. Beh, mi sembra Indiana Jones. Oh, mamma mia santissima. Questa è veramente fuori di testa. Mamma mia, quanto sei forte. Mamma mia, quanto sei brutto. Mia, se sei brutto proprio. Mamma mia, che brutto. Rimani ferma davanti al cervello, usa gesto, stabilisci contatto. Davvero? Bell'occhione. Ma comunque questa è veramente. Cioè. Va bene, momento di cubetto di cioccolata, visto che devo rimanere qui per un bel po'. Sperando che non mi attacchi, ovviamente. Perché ho le mani occupate. Allora, leggiamo i commenti. Riferimento forse voleva dire Zombie Test alla caverna di cristallo. Caverna di cristallo.
Descustiano. Hello Salom Ghul. Oh, grazie. Avevo visto infatti che dopo un po' cambiava verso. Adesso posso ucciderlo. Che tipo di cioccolata ti piace? Tutta. No, in realtà mi piace molto la fondente 72%, non di più perché sennò diventa fangosa. Forse con questo faccio prima. No, esattamente uguale. Finisce a sé, occhietto. Adesso che cadrò di sotto. Non posso tornarmene a prendere il mio bagaglio. Con questa runa si prende un sacco di Eki in più, dice Play FD. Grazie mille per avermelo detto. Già io tipo le rune già messe al massimo. Cioè le rune già con gli Eki. Adesso me ne torno a casa mia perché questi tipi mi rompono. Già mi sembra di aver messo tutte le rune possibili per l'aumento degli echi. Se ce n'è una in più, meglio. Oltre a darti un oggetto per un calice speciale. Sì, mi ha detto infatti anche Death Manita. Che se volevo platinarlo mi serviva questo calice. Cioè questa corda vivente. Che adesso non ho letto che cos'è, male, molto male, perché in un gioco come questo bisogna sempre leggere le descrizioni. Zombie Test dice Dark Souls 1. Perché probabilmente questo mostro è un po' Dark Souls 1. Non lo so perché io prendo Dark. Cioè i Dark Souls non li ho fatti. Allora, leggiamo la descrizione dell'oggetto. Sempre che sia una chiave, posso avere dei dubbi. Ok, corda vivente. Materiale speciale usato in un rituale del sacro calice. L'enorme cervello recuperato da Mensis nell'incubo aveva degli occhi al suo interno. Essi però erano malvagi. Lo stesso cervello era completamente marcio. Ok. Nonostante ciò si trattava a tutti gli effetti di un grande essere che ha lasciato una reliquia vivente, cosa molto preziosa. Era un boss, cioè per dire un grande essere, i grandi esseri sono sempre stati boss. Vediamo se riesco a salire di livello un'ultima volta prima del grande boss finale. No, questo lascio perdere. Ah, mi hanno detto anche di comprare di tutto e di più prima di andare in New Game Plus perché nel New Game Plus costa tutto il triplo, tipo non so. Quindi io adesso mi faccio fuori tutti gli echi. Il pavimento invisibile, dice le zombie test, che c'era anche in Dark Souls 1. Buongiorno Marco 8598. A questo punto direi di,
comprare tutto quello che mi può servire nel New Game Plus, comprese tante belle fiale di sangue, cioè 4. I proiettili di... No, non posso comprare qualcosa di più utile? Risposta no. Va, compriamoci un proiettile, dai. Spendere tutti i punti intuizione. Vediamo se ci sono delle cose. C'erano questi. Quasi quasi mi compro questi, va. Una cosa nuova è sempre buona. Vediamo se qui c'è qualche cosa. No. Ok, tutto bene. Allora, mi dicono tutti di usare anche i tre cordoni, che se non sbaglio danno punti intuizione anche quelli. Ok. Mi aspetto quasi che venga giù l'universo facendo sta cosa. Allora, dov'è? Qua. Beh, danno una discreta quantità comunque di... Punti intuizione, non tantissimi. Così ne posso usare di più. Non è successo assolutamente niente, noto. Facciamo che usiamo tutti i punti intuizione, va. Che tanto non mi serviranno nel New Game Plus. E le ultime parole famose. Ma sì, spariamoci le carte infuocate a go-go. Ok. Adesso sono completamente senza punti intuizione. Effettivamente magari mi servivano. Boh, vabbè. Equipaggiamoci un po'. Via i ciottoli, mettiamo la carta infuocata. L'antidoto ci vuole perché non ho idea di che boss sarà. No, fucile un po' migliore. No, la risposta è no. Va bene. Controlliamo anche i vestiti, va. Ciao! Un attimo solo. Eccomi qua. Allora, non hai leveling? No. Cioè, devo averla raccolta, ma non posso usarla. Ce l'ho, vedi. Ma ho troppo poca tinta. È per quello che dico che dovrei far salire un po' la tinta. Allora.
Ma rimaniamo così, che è il mio equipaggiamento classico. Allora. Magari cambiamo le rune, mettiamo qualche cosa che mi aiuti di più. Che danni devo... Che danni devo... tutelare? Da che danni mi devo guardare? Danno fisico. Ma vabbè, poi al limite riproverò finché non... Vediamo così. Vediamo se c'ho... cos'altro mi può servire qua. Questo. Andiamo. Per chi non vuole vedere il finale, se ne vada. È più probabile che mi faccia ammazzare. Ah, qui si è aperto, infatti. Questi sono i paletti che ci avevano in mano quei tizi. No, sono un po' diversi. Direi che è un cimitero, una specie di cimitero. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Questo è veramente assurdo. Cioè, perché dovrei rifiutare una cosa del genere? Cioè, se mi dice che questo è un sogno. E che vivrò per sempre felice e contenta, perché dovrei rifiutare. Perché se mi uccide lui, la situazione cambia. Ah, mi sembra... Ha 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 ha.
Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Non sto leggendo la chat, quindi ho scelto senza leggere, appositamente. Beh, adesso si arrabbia moltissimo. E diventa un super boss. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Auguri. Tonight, Gammon joins the hunt. Perché ce l'ha con me adesso? Cioè, non ho fatto assolutamente niente di sbagliato. Sta perché ho messo la carta infuocata quando era evidente che se ha qualche debolezza è al fulmine. Che non ho messo sapientemente. Ma non chiede due volte. Ah. Troppe, ne usate troppe. Ovvio che l'arcano non gli farà niente. No, mi fa due attacchi consecutivi. Non si può schivare. No! Non stava andando male comunque. Allora. Ciao a Turin. Questo è un altro vecchio che deve morire, dice Zombie Test. Ciao a tutti quelli che si sono uniti, Red Bulls, Tetramini, Turin ovviamente, 49 is forever. Questa fight è stupenda, sì, mi ha fatto un po' male, diciamo così. A questo punto direi che essendo un cacciatore
Ho bisogno della carta del fulmine. Direi di rimuovere questo tranquillamente e di mettere la carta del fulmine. Io non ho capito perché mi ha ammazzato e invece di fare come aveva detto che mi faceva rinascere lì nel mondo ideale, mi ha fatto ricominciare da capo. Bah. Troppo foga, troppo foga, troppo foga. Qui bisogna accontentarsi di mandare giù un colpo o due al massimo ogni tanto, quando ti va bene. Vai che l'hai incastrato, vai! Preferisco questa fase molto di più, come mio modo di giocare. Se riuscissi a colpirlo ogni tanto, santa polenta. Vecchia puttana di German. Vai, 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 vai. Cambiare mentre si cammina è veramente facilissimo. Poi è diventato Super Saiyan. Sparato a cazzo, mi è andata benissimo. Ma qui secondo me lo scopo è sparare a cazzo finché non ti viene il riposto.
Calma. Troppo veloce, troppo, 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 troppo. No. Dai. Vai, 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 vai. Colpo, dai, dai, dai. Au. Tutte le mie pastiglie. Adesso mi faccio uccidere anche da questi qui. Come voleva si dimostrare. Ah, è vero che non ho più fiale. Sto facendo tutto questo perché non ho più fiale, brutta gonga. Perché non ho così pochi echi? Ah, perché non ho la runa degli echi. Vabbè. Direi che ci vuole più difesa fisica. Adesso provo a cambiare vestito. Faccio Sailor Moon di nuovo. Adesso leggo i commenti, eh. Wow! Non ci comprerò niente con questi pochi echi. Però vabbè, accontentiamoci. Allora, commenti. No. Hai avuto troppo paura alla fine. Secondo me è un boss che non devi prendere troppo sulla difensiva.
Non l'accetto, German deve bruciare fra le fiamme dell'inferno. Devono creare un tartaro apposta per lui, dice Death Manita. Ma io più che altro non ho ancora capito perché ce l'abbia tanto con me. Però vabbè. Dai, ancora un giretto e mi compro tutte le fiale che ci vogliono. Beh, alla fine ero in uno stato di agitazione totale, globale. Pezzo di cioccolato. Perché fa tantissimi danni. Questo è per quello che ero un po' sulla difensiva. Vabbè, vorrei vedere voi. Che ti maciulla con due colpi. Allora, devo pompare la fisica e l'arcano. Oddio, potrei mettere questo. Non mi cambia di molto la difesa. Fisica e arcano. Fisica arcano. No. Questo già sarebbe meglio. Proviamo. Questo non va bene assolutamente. Mettiamo qualche cosa che abbia più difesa fisica senza sacrificare l'arcano. Beh, anche i pantaloni del coro, butta via. Però visto che mi danno molto più fastidio gli attacchi fisici che non... Ma sì, andiamo con la mia classica tenuta da Logarius. Più o meno. Sotto zero. Non capisco più niente. Mancato. Questa è la sala del frame rate. Ok. Andiamo pure. Ciao, a che livello sei? 84? 80, 80 qualcosa. Dice Rokai 14, benvenuto. Adesso ci riprovo. Che stress. Lasciamo perdere, va.
Player, non ho il PvP perché non ho il plus, quindi non potrei neanche se volessi. Ah, non vado bene, non va bene. No, non è andata bene. Si stava meglio quando si stava peggio della serie. Game che fa perdere la pazienza. No, è che non è che perdo la pazienza, è che dopo non ingrano più. Infatti non riesco più a combinare niente adesso.
E poi gli faccio talmente pochi danni, mamma mia. Non gli faccio danni per niente. Non ci arrivo alla fine, non so neanche se è proprio zero. Mamma mia santissima. Una strage, una strage. A questo punto penso che fosse meglio l'equipaggiamento di prima, non so, cioè non ho altra spiegazione. Però battendo i boss dà molta soddisfazione. Ma non so perché prima andavo relativamente bene e adesso è un macello. È un macello all'improvviso, è diventato un macello all'improvviso. Non capisco che cosa fosse. Adesso mi rimetto come ero prima, cioè non ho altra, non so, non ho altra spiegazione. Più vai avanti nel game e più è difficile. Ah, diventa sempre più difficile il boss? Spero di no. Cosa fa con l'attacco caricato? Tu inizi a schivare prima che l'attacco stesso parta. Dice Turin, probabilmente tempismo sbagliato. Tempismo sbagliato ripetuto.
ragione, è quello il problema. Uno dei problemi. Adesso è a posto. Una cerebrolesa. Presto.